Benvenuti anche oggi a Cupola Lido on the Beach per il puntatone speciale di Ferragosto. Naturalmente noi siamo vestiti un po' così, da pirata e Dodo Alisca. Naturalmente Elena è molto molto più bella, vabbè, pazienza, ci sarà una super gara per vestire un manichino a nuoto, una fatica incredibile, le squadre, i premi, vedremo tutto, ma soprattutto il sondaggio del giorno. Infatti oggi è Ferragosto ed è da poco passata la notte di San Lorenzo con le splendide stelle cadenti che servono ad esaudire i nostri desideri. Ma voi, che desiderio avete espresso? Qual è il desiderio che vorreste esprimere? Ci credete nelle stelle? Ci credete nella fortuna? Credete in queste cose? Lo andremo a scoprire tra pochissimo. Ciao! Pietro ha visto le stelle cadenti, se non sbaglio. Sì, due. Due stelle cadenti, quindi hai osservato il cielo per un po'. E il desiderio che hai espresso? Anche se in realtà non si può dire, però... Non lo diciamo allora. Dai. No, non lo diciamo. Comunque due stelle, due desideri. Due. Ma riguardano la fortuna, l'amore, i soldi? Dai, prima di tutti i soldi. Chissà come mai sono sempre al primo posto. Sì. Ho braccato Giulia e l'ho portata qui nell'isola che non c'è, l'isola dei pirati. Giulia, credi nella fortuna? Sì, sì. Hai visto le luci di San Lorenzo, le stelle di San Lorenzo? Sì, solo due, ma le ho viste. Quindi due desideri, quali desideri hai espresso? Sempre lo stesso. Cioè? Di mettermi con un ragazzo che mi piace. E anche per Fabio la domanda di rito, hai visto o no le mitiche stelle di San Lorenzo? No. Ma com'è possibile? Non l'ho visto. Te lo sei dimenticato, vabbè. Ti concediamo lo stesso un'opportunità. Esprimi un desiderio. Di avere un anno pieno di ragazze. E siamo con Lili, allora apri di Ostia Ferragosto. Cosa? Cioè l'apri di Ostia tutti i giorni quando è Ferragosto. E parli troppo veloce. No, è che, allora, se noi qui siamo a Ferragosto, giusto? E siamo al parco acquatico Cupola Lido. Ok. Tu l'apri di Ostia tutte le volte o soltanto in certi momenti? Ogni tanto. Vedete che ha capito? E volteggiando con il bacino arriviamo a Roberto. Ciao Roberto, anche tu avrai guardato il cielo nella notte di San Lorenzo. Sì. Quante stelle hai visto? Una sola. Ma che sfortuna! L'hai sfruttata bene? Sì. Il desiderio si può dire? Ma sì, si può dire. No, mi piacerebbe vincere la Super Enalotto e magari... Insomma, una cosina da poco, sì, no? Da poco. Quei pochi spiccioli. Sì, sì. E allora cosa ci faresti con tutti quei soldi? Ma un bel viaggio, e magari una macchina, una Ferrari, una Lamborghini, qualcosa. Ma qualche idea, in effetti lui ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. Ciao Andrea, di dove sei? Da Romania. E io naturalmente in questa estate mi sono informato e so anche rumeno. Infatti ti dirò, em piacem curum teo. Sì, mi piace. E le ho detto che ha dei begli occhi, vabbè. E questi due baldi giovani avranno visto non le stelle del San Lorenzo? L'abbiamo vista ma non cadevano, è quello il problema. Quindi tu le hai aspettate ma non le hai viste? No, le stelle c'erano, non cadevano, è quello il problema. Tu invece? Sì, l'ho vista. Quante? Due. Desiderio espresso? È già caduto. È già accaduto? Ma che fortuna sfacciata! E siamo con Renata che come desiderio è un desiderio molto molto interessante, molto particolare. Cioè che cosa vorresti esprimere? Allora, una casa in Italia. Perché è un posto stupendo, perché gli italiani sono belli e bravi, perché sono simpatici, perché sono alti, perché sono... Vabbè. E i cacciatori. Che vergogna. E naturalmente la gara di nuoto vestita sta per iniziare qui, siamo tutti un po', io ho perfino paura che mi travolgano. E sono partiti! Ed ecco che sono partiti le tigri, le volpi e i cacciatori, gli uomini si tuffano. Uno perde il bandana, l'altro non ha capito che deve nuotare, allora cammina. Gli altri due nuotano, non si capisce bene. Intanto invasione di campo da parte delle persone. Qui veramente ragazzi, sta arrivando al limite. Qui veramente, qui c'è tutta la gente vestita. Guardate le ragazze, sei pronte sì o no? Sì, ha detto di sì. Io sono un po' agitato e adesso magari torno. Ed ecco che stanno arrivando le tigri, le volpi e forse i cacciatori si sono persi. Comunque, vediamo che arrivano. Ci stanno quasi alle spalle. Ragazzi, ma sono lentissimi. No, non è vero, sono velocissimi. Adesso vediamo come vanno a vestirsi. Noi ce dobbiamo togliere. Ed eccolo che arriva, eccolo lì. La squadra gialla, la squadra arancione e la squadra verde, nell'ordine. Avanti ragazzi, vestitevi, su.
E siamo quasi in finale di gara, io non ci posso credere, li stanno vestendo. Ah, sono veramente emozionato, mi sembra di stare una partita dei mondiali. E ha vinto la squadra giallo. Come ti chiami tu? Laila. Non si ricorda nemmeno come si chiama. E siamo con la squadra dei vincitori, allora presentiamoli come si deve. Come ti chiami? Laila. Jessica. E? Andy. Ragazzi, questo è il nuotatore strafico che ha fatto tutta la vasca e tornate dei vestiti. Ragazzi, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Sergio D'Angelo DJ, naturalmente anche questa è Top of the Week e un Top of the Week molto molto particolare, molto speciale, perché non solo è la settimana di Ferragosto, ma anche perché? Perché sta per uscire il mio nuovo disco, Tatuage, finalmente. Siamo lietissimi infatti di presentarvi, già ve l'avevamo presentato in anteprima in Non solo vita la nuit, adesso ve lo riproponiamo per farvelo ascoltare meglio qui a Top of the Week, a Cupola e Lido on the Beach. Allora, quali radio lo stanno passando? Allora, lo sta strapassando 105, dalla prossima settimana Radio Monte Carlo e poi dal 24 tutte le radio. Quindi in realtà siamo veramente a cavallo. Allora Sergio, lancialo tu che il disco è tuo e ascoltiamocelo. Allora, Sergio D'Angelo, che sono io, featuring Simon Papa, che saluto, ciao Simon, e il pezzo Tatuage. Oggi al termine di questa puntata alla vostra Odalisca, il vostro pirata vi ringraziano e intanto vi ricordano che purtroppo naturalmente quel divertimento continua. Voi avete fatto male a non venire, speriamo di avervi portato un po' di estate anche a casa vostra. Nel dubbio vi consigliamo Jorge Luis Borges, un libro che si intitola Finzioni, una città pirata scoperta in un'enciclopedia pirata, quindi niente più a tema di questo. Naturalmente noi vi rimandiamo a domani e ragazzi, buon Ferragosto, ciao! Sì. E siamo naturalmente con il nostro amico pizzaiolo Pasquale. No, Raffaele. Come Raffaele? Raffaele? Guarda. Pasquale chi è Pasquale? No, allora le facciamo, dai. E siamo con il nostro amico pizzaiolo Pasquale. No, Raffaele, allora insisti. Sono sbagliato. Chi è Pasquale? Sono sbagliato. Beh, apriamo questo appuntamento di Gossip secondo Brelloni con una notizia strabiliante. È almeno un anno che Ferruccio non trova una morosa. Questa è una cosa. Sì. Allora anche oggi abbiamo qua, siamo qua davanti a questi bellissimi scivoli e... Ah, ah. No dai, audio 1-2, audio 1-2 c'è.